stagione 6 di Warzone, l'ultima di Modern Warfare 3, è ormai arrivata e potete essere giocatori casual o più accaniti, ma sicuramente avrete notato che le lobby di Warzone sono ormai sempre più sudate, in particolar modo durante le ore di punta e nei weekend, che vedono un concentrarsi di mostri sacri dagli FPS che manco fossimo alle World Series. Vabbè, insomma, ciao ciao relax e divertimento. Oggi voglio aiutarvi ad arginare in maniera efficace questa piaga chiamata SBMM, in modo da avere partite più variegate e non sempre stressanti e godere di un'esperienza di gioco migliore. Quindi raga, se il video di oggi vi è utile, ricordatevi di lasciare un like, ovviamente se non vi piace lasciate un pollice in giù, ci può stare benissimo, e ultimo ma non meno importante, iscrivetevi al canale. Quindi la prima cosa che dovete fare è visitare lobbygod.com, che è un servizio che vi consente di cambiare la vostra geolocalizzazione in game, così da confondere l'SBMM e di conseguenza permettervi di finire in lobby più facili. Io ho parlato di lobbygod già in un altro video, dove ho anche mostrato i risultati sia su Warzone che su multiplayer, prima senza VPN e poi con, fornendo infine una statistica approssimativa di quante volte la VPN abbia effettivamente reso le mie partite più facili. Se siete curiosi e volete darci un'occhiata, io vi lascio il link del video in descrizione. Allora, se siete nuovi e non avete mai provato lobbygod, potete tranquillamente accedere alla prova totalmente gratuita di 3 giorni e testare la VPN voi stessi. Quello che fa la VPN è cambiare virtualmente la vostra localizzazione in game, basandosi su un server che poi potete scegliere tra quelli disponibili, e facilitando così l'accesso in lobby con giocatori più scarsi. Ovviamente non è una scienza esatta, quindi non illudetevi di poter giocare contro i bot ogni singola partita, anche perché l'SBMM dopo un po' capisce il trucchetto e rimette tutto alla normalità. Lobbygod vi permette di avere più varietà di skill, cosa che a causa dello skill-based matchmaking si è un po' persa negli ultimi anni su Warzone e anche in generale su Call of Duty. Quindi a volte troverete lobby più semplici, altre volte con solo bot e altre con una media ben distribuita o con pochissimi giocatori molto forti in partita. Infine, ovviamente, a volte troverete anche lobby molto complicati. Da lì non si scappa. Quindi, recatevi sul sito, è molto facile da impostare. Come ho detto prima, c'è la possibilità di effettuare una prova gratuita di 3 giorni ed è l'unica VPN che funziona anche su console e anche su iPhone, se giocate ad esempio a Warzone Mobile, e soprattutto non ha alcun effetto sul ping, quindi io non ho mai avuto problemi durante le partite in cui l'ho utilizzato, andavo da una media di 15 millisecondi a una media di 35. Impostarla richiederà solo 5 minuti seguendo le istruzioni presenti sul sito, quindi vi basterà loggarvi, non serve scaricare assolutamente nulla, quindi recatevi nelle vostre impostazioni di rete internet, dopodiché impostazioni di rete avanzate, selezionate la vostra scheda di rete, altre opzioni scheda modifica, disabilitate protocollo internet versione 6, questo è molto importante, e su protocollo internet versione 4 cliccate e poi cliccate su proprietà. Una volta lì, alla voce utilizza i seguenti indirizzi server DNS, copiate i valori che trovate sul sito di lobbygod, applicate ed il gioco è fatto. Una volta in game, recatevi nelle impostazioni di rete e verificate che effettivamente la geolocalizzazione sia cambiata. Il mio suggerimento è di provare un po' tutti i server e trovare quello che fa più al caso vostro, ma ecco i miei preferiti, che sono Kenya, India e Kyrgyzstan. Vi lascio anche qualche altro consiglio. Mi raccomando, cambiate localizzazione ogni 3-5 partite. Non scegliete i server che sono negli orari di punta. Se ad esempio scegliete Kenya, che è uno dei server più gettonati, e lo scegliete proprio nel periodo che conta più giocatori, finirete comunque in lobby paurose, proprio perché, come voi, sono tutti lì. Se volete aumentare ulteriormente la possibilità di beccare lobby più semplici, allora un altro consiglio che vi do è di far ostare la partita ad un vostro compagno di squadra, che ha la stessa VPN e che magari ha selezionato però un altro server. Se avete amici o account con un KD più basso, fate ostare a loro con la VPN attiva e le possibilità di finire in lobby più facili saranno ancora maggiori. Ci saranno meno tryhardoni e in media i giocatori avranno un KD sotto l'1 e molti anche attorno allo 0.5, ed è proprio palese perché durante i fight nemmeno vi tolgono le piastre e non sanno bene come muovere attorno alla mappa. Mi rendo conto che vincere così senza sfida potrebbe risultare noioso, ma se volete fare partite con molte kill, se volete provare la nuke o se volete solamente chillare, allora la VPN tornerà sicuramente utile. Questo è uno dei modi più efficaci per ottenere lobby più semplici su Warzone. Qui alcune statistiche delle mie partite con lobbygod. Se volete invece un'analisi più approfondita, vi lascio il video dedicato in descrizione, dove trovate anche il link alla prova gratuita. Io spero che questo video vi sia stato utile, se sì mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale, noi ci becchiamo alla prossima. Ciao!